un ritorno per te al Mani Grecia Film Festival, una carriera lunghissima a fianco a grandi nomi ai più grandi nomi del cinema italiano, ma spesso tu sposi progetti di giovani autori. Che cosa ti porta a investire umanamente e professionalmente su un progetto, un'opera prima? Ma al di là del fatto che io leggo prima le storie, e per cui se una storia mi prende, mi convince, il ruolo specialmente che abbia un senso, che non sia un ruolo di servizio, ma che abbia una sua psiche, una sua evoluzione. Certo, ho lavorato con molti giovani, perché innanzitutto mi piace dare la mia energia a questi ragazzi, insomma, mi rivedo un po' in loro, mi rivedo, vedo i loro sogni, le loro speranze. E mi ricordo di quando, ma al di là del fatto che io sogno ancora, ho tante cose da esaudire, e mettermi in gioco continuamente, insomma, è una cosa. Per cui mi sento un po' il loro padrino, ma padrino per modo di dire, poi sai, uno va a cercare anche il talento, insomma, nel senso che sono dei grandi registi, deputati grandi che magari non hanno capacità come altrettanto possono avere loro, ogni volta è un viaggio diverso, insomma. Certo, sì, ho fatto anche molti corti con i giovani, insomma, e il corto viene facile perché hai meno responsabilità, non c'hai l'ansia dell'uscita, degli incassi, insomma, ma l'idea è che uno di quei ragazzi poi domani magari diventa un regista importante, affermato, mi piace, insomma, per cui questo è. Più avanti, Nanni Loro, avanti, Olmi, Gianluca Vitali, adesso Alessandro Benvenuti, insomma, tanti film belli, alcuni belli molto. Fratello per il miglior cortometraggio con Bellissima, quindi vi chiedo com'è stato collaborare e lavorare insieme. La sua opera prima, abbiamo avuto tante difficoltà, nel senso che più che altro, certamente il set poi. Nel set, magari poi dentro esplodeva, però aveva l'idea chiara. Per me è un sogno che continua, perché io non potrei fare a meno di questo lavoro, di questo, del teatro, è una malattia che mi avvolge, che mi prende, che mi dà vita. Faccio teatro a Cani Cattì o a Catanzaro, lo faccio meno bene che a Roma. Conosci una, conosci uno, poi finiscono problematiche, insomma, e io ho fatto conoscere un produttore con cui fare un attore, con attrici, dove vedo il talento cerco di dare una mano, insomma, perché so quanto è difficile affrontare questo mondo pieno di insidie. Ecco, questo è detto in 5 minuti, ma. Mi trovavo buttato in un mondo che era quello che sognavo. Alessandro Haber era un attore che avevo sempre visto al cinema, che avevo ammirato, e per me veramente è stata un'esperienza super formativa. E questo film per me era difficile, in quanto io ho i temi che trattavo, quindi per me era tutto nuovo, e anche cercare di osservare dei padri con dei figli. Infatti lui dice sempre, non sa mai se sta recitando a fare il padre oppure se lo fa per davvero. Lui ha fatto il primo agosto con me. E quindi tutte le volte vederlo, no, un'attrice meravigliosa che ci ha dato veramente tanto, e io ho dato tantissimo. Non svegliamo la trama, quindi. Meglio di no, nel senso che. La protagonista al Ancora, ancora. cinema. Anche lei si muove tra cinema e teatro, quindi ad esempio ieri. Certo, il cinema c'ha il suo fascino, no? È caleidoscopico il cinema. Il cinema. No, poi non l'ho avuto più. Io quando sono stato coinvolto. Sì, tu devi venire. Grazie, come sempre, della vostra importante presenza, grazie. Voglio Allora, salutare, ho il piacere questa sera di
di avere il consigliere regionale Baldo Esposito e il presidente del consiglio regionale, il presidente Nicola Irto. I TG nazionali per morti ammazzati. Allora, vabbè, ma dobbiamo farlo singolo pure? Che è una straordinaria vetrina, una straordinaria occasione per la nostra regione, si tiene da 16 anni, attenzionano questa prestigiosissima momento. Io dico per tre grandi questioni. La prima, offrire la Calabria all'Italia e al mondo. Investire è fortemente voluto su un documentario che racconta la Calabria e vuole raccontarla innanzitutto ai calabresi, questa straordinaria occasione. Io ti aspetto al premio Rotella a Venezia. Assolutamente sì, noi Baldo. Gli altri anni con Baldo abbiamo cominciato, siamo in realtà abbiamo appena iniziato, però volevamo iniziare anche a fare dei Steve, che ha scritto questo bellissimo libro, vieni, Masai Bianco. Buonasera. Tra Kenya e Tanzania. E il romanzo parla di un uomo bianco. Inizia a indagare sulle sue scelte, sul perché delle sue scelte. Lo fa con Alessandro Haber, insieme ad Alessandro Capitani, regista di In viaggio con Adele, il film che vedrete questa sera. Buonasera a tutti. Prego, venite qui. Buonasera a tutti, veramente a tutti. Io farei una cosa adesso. Voglio fare una foto con tutti voi. Come sto bene qui. Come sto bene qui. Cioè, qui è un sogno. Una volta io mi ci ritrovo, mi crocciolo. Bravo. E immaginiamo, ce lo puoi dire, qua tanto siamo tra noi, la difficoltà di lavorare o meno con Haber, questa ce la puoi dire? Ma in realtà no, noi in 23 giorni abbiamo litigato solo due volte. Ah, solo? Quindi, cioè, è un record. Va bene, da dire. No, erano due cose separate. Però adesso è finita bene, se siamo qua... Beh, certo, se siete qui, mi sembra che siate anche in ottima sintonia. Allora. Dare così un gran bel film. Su questo film, anche dal tuo punto di vista, poi lo faremo dopo nel dibattito. Lo dici sempre a tutti, un gran bel film, lo so. Beh, il silenzio... Allora, intanto è la mia opera prima, quindi per me era proprio un inizio in tutti i sensi e aver avuto l'opportunità di lavorare... Poi è come sei una creatura, anche perché poi questo film... avuto una via crucis prima di farlo, pensarlo, scriverlo con Bagianone, Nicola è quello che ci gratifica, no? Voi, senza di voi non siamo un cazzo. Io veramente resto qua, sono qua, qualsiasi domanda volete... Sono qua. È quello dopo il film però, va bene. Durante no. Questo è In viaggio con Adele, a più tardi. Buona visione. Voglio salutare appena arrivata una straordinaria...